molestie sessuali a domiciliari un 36enne leccese. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ritorna Promessi Sposi a Galatina. Lecce, Muriel per battere il Catania. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. Un giovane leccese si trova ai domiciliari per molestie sessuali continuate verso tre donne. L'operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato. I dettagli della notizia con Alina Spirito. Si era fatto riconoscere per aver molestato sessualmente la scorsa estate tre giovani donne, distinguendosi per la velocità d'azione e le modalità di aggancio delle vittime. L'approccio usato era sempre lo stesso: avvicinava con un pretesto le giovani donne, faceva avanza sfondo sessuale e alzava loro la maglietta per poi dileguarsi. Nel primo pomeriggio di ieri poi l'epilogo: Biagio Congedo, 36enne galatinese, disoccupato, è stato arrestato ed ora è ai domiciliari. Il giovane con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tra la fine di luglio e i primi di agosto ha molestato alcune donne, tre delle quali hanno sporto denuncia. Nel primo caso la vittima, una 31enne residente nel quartiere Idri a Lecce, veniva avvicinata mentre rientrava in casa da sola. La seconda donna, una 20enne sempre nel quartiere Idria, era stata avvicinata dall'uomo con le stesse modalità. La terza vittima, una 22enne turista romana, veniva avvicinata a piedi nei pressi della stazione ferroviaria. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di ricostruire la dinamica delle aggressioni e di risalire all'autovettura del suo legittimo proprietario. Il riconoscimento effettuato dalle vittime ha avvalorato le risultanze investigative, consentendo di sottoporre alle indagini congedo per violenza sessuale continuata. È stato un colpo di pistola a interrompere la folle corsa in sella ad una moto di un 46enne originario di Casarano. L'uomo, rimasto ferito, è al momento ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Quest'epilogo con il gesto estremo di un appuntato dei carabinieri di sparare un paio di colpi con l'arma di ordinanza a scopo dissuasivo è avvenuto dopo un lungo inseguimento fra il Centauro e le forze dell'ordine nelle campagne di Parabita. I militari, insospettiti dal fatto che la moto su cui viaggiava l'uomo avesse la targa coperta, gli hanno intimato l'alt per eseguire i dovuti controlli, ma lui non si sarebbe fermato, iniziando così una corsa a gran velocità per evitare di essere raggiunto. Solo il proiettile che lo ha colpito sul fianco l'ha potuto fermare. È stato così condotto prima presso l'ospedale Ferrari di Casarano, poi nel nosocomio del capoluogo, dove è stato sottoposto ad un piccolo intervento. Cambiamo ora argomento. Oggi è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, un'occasione per riflettere su quello che è un fenomeno che nella provincia di Lecce non passa certo inosservato, ma non mancano nemmeno le iniziative atte a contrastarlo. Sentiamo. La giornata mondiale contro la violenza sulle donne è più che una manifestazione solidale, poiché è anche momento di riflessione. Rileggendo le statistiche italiane fornite dall'Istat, si capisce quanto le cifre creino sgomento. 7 milioni di donne, o se preferite una donna su tre compresa tra i 16 e i 70 anni, è stata aggredita da un uomo. Nel 63% dei casi alla violenza hanno assistito i figli. A livello locale, in provincia di Lecce, il problema è altrettanto sentito e, secondo le percentuali della Questura di Lecce, nel 2011 le denunce contro il reato di persecuzione sono salite a 49 rispetto alle 20 del 2010. A sostenere le forze dell'ordine nel territorio salentino non ci pensa solo l'assessorato provinciale e comunale leccese, con a capo rispettivamente Filomena Dantini e Nunzia Brandi. Fortunatamente esiste anche l'associazione Donne Insieme Centro Antiviolenza Renata Fonte, presieduta da Maria Luisa Toto, che si occupa di accogliere le donne vittime di abusi, incoraggiandole a reagire e in alcuni casi denunciare il proprio aggressore. I momenti di riflessione con seminari educativi e convegni non mancheranno certo, ma l'assioma fondamentale di questa giornata prevede un invito alle donne: non abbiate paura di denunciare. Aperto ai battenti ieri pomeriggio presso il quartiere fieristico di Galatina la 19ª edizione di Promessi Sposi. Il taglio del nastro è stato affidato all'attrice Emanuela Tittocchi e a seguire l'evento per noi c'era Miriam Gabellone. È arrivata al quartiere fieristico di Galatina a bordo di un'auto d'epoca e ad attenderla numerosi spettatori. In abito rigorosamente bianco per essere in tema con l'evento e visibilmente emozionata, Emanuela Tittocchia, nota attrice di 100 vetrine, ha dato il via alla 19ª edizione di Promessi Sposi. Il taglio del nastro al fianco del sindaco della città e poi la visita ai vari stand espositivi. Nonostante la madrina della manifestazione non abbia ancora pronunciato il fatidico sì, crede nel matrimonio e quando arriverà quel giorno dovrà essere unico e all'insegna della tradizionalità e della normalità. Ma
immagino, una cerimonia molto semplice, nel senso che mi piacerebbe addirittura in chiesa essere in pochissimi e poi fare una grande festa, però l'abito bianco, la macchina, proprio tutte quelle cose classiche del matrimonio. Pensare al giorno più importante e significativo della propria vita, immaginare i momenti che lo renderanno tale, andare alla ricerca dei particolari più preziosi, sognare di indossare l'abito bianco, di arrivare in chiesa in limousine o in carrozza, di scegliere gli addobbi floreali giusti, di avere il supporto del wedding planner, di essere fotografati nel posto più incantevole che ci sia. Promessi Sposi mette in vetrina i sogni e rende reale ciò che può apparire surreale, e lo fa grazie alle numerose, circa 200 aziende espositrici che offrono ai futuri sposi una ricca scelta tra abiti, viaggi di nozze, addobbi e location dove trascorrere il proprio matrimonio. Tra queste si distingue per eleganza, qualità, raffinatezza, cura dei dettagli e un panorama da cartolina l'Augustus Resort, situato a Santa Cesarea Terme. Si chiama Augustus Resort sicuramente. Se si è venuti, se è venuto qualcuno, sicuramente vi consiglierà di venire all'Augustus Resort. Quali sono le caratteristiche che lo rendono così speciale? L'Augustus Resort nasce in un posto meraviglioso, forse unico in Italia. Poi a questo si aggiunge la nostra grande esperienza, che nasce dal 1981 col Villino, poi nel 1995 nasce la Rosa dei Venti e quindi adesso nel 2010 nasce l'Augustus Resort. Quindi il posto magico è la nostra esperienza e la passione di far sempre bene, il cerchio penso che si possa chiudere. Unica nota stonata sulla manifestazione dedicata al matrimonio, una piccola polemica innescata dal sindaco di Galatina Giancarlo Coluccia. I motivi nel prossimo servizio di Miriam Gabelloni. In un'atmosfera di festa, poco prima che Promessi Sposi prendesse ufficialmente il via, a rompere l'armonia dell'evento ci ha pensato il sindaco di Galatina Giancarlo Coluccia, che non ha nascosto la sua profonda delusione per l'assenza, a quanto pare ingiustificata tra i partner dell'evento, della Camera di Commercio di Lecce. Il merito del successo, anno dopo anno, di un evento così importante, sicuramente va all'amministrazione comunale, agli organizzatori e ai partner che invece hanno partecipato. Grazie all'amministrazione comunale che investe tantissimo, ha investito in persone, in uomini, in professionalità, quindi abbiamo un nuovo presidente dell'ente fieristico, abbiamo un nuovo CDA, abbiamo tantissimo fermento e poi ci sono i partner di questo ente fiera, penso all'Assindustria, penso ai privati, penso agli artigiani e poi purtroppo la nota polemica, io l'ho detto ai vostri colleghi, continuerò a ripeterlo, c'è la Camera di Commercio che è la grande assente. Perché? E perché questo bisognerebbe, una bellissima domanda che io la prego di rivolgere agli organi competenti della Camera di Commercio, perché ripeto, io non capisco come quella Camera di Commercio vada a sponsorizzare, a essere partner di eventi privati, strutture private e non è invece partner, pur essendo nell'ente fiera, partner di questi eventi in un ente pubblico. Quindi se noi dobbiamo parlare di enti pubblici, iniziamo a parlare non soltanto di Galatina, ma Galatina come punto di partenza, perché oggi parliamo di marketing territoriale, allora dobbiamo stringerci tutti attorno e iniziare a fare la politica del territorio. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, non mancate. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966, evoluzione continua. Ho sempre sognato un mondo più pulito, lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione, attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole, ora tocca a te. Crivalex Energy, www.crivalexenergy.it. E concludiamo come sempre con lo sport. Contro il Catania e Lecce potrà nuovamente avere a disposizione l'attaccante Luis Fernando Muriel, che sarà schierato come unica punta dietro il nuovo idolo dei tifosi leccesi, Andrea Bertolacci. Punto con Luigi Taurino.
Mi dispiace aver saltato la gara di domenica scorsa. Sapevo che non avrei dovuto protestare con l'arbitro. È andata così, tutto serve come esperienza. Adesso sono concentrato sul Catania e se il mister mi darà l'opportunità di giocare, voglio dare il massimo di me stesso. Scalpita per un posto da titolare l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel dopo essere stato costretto a non disputare la gara dell'Olimpico perché squalificato. Giocare davanti ai propri tifosi è sempre una motivazione extra. È bello perché la gente ti aiuta a dare di più. Contro il Catania, ha concluso, sarà una gara difficile. Ho visto la squadra siciliana in TV e mi è sembrata forte, con buoni calciatori, specialmente in attacco. Nella seduta di ieri, mister Di Francesco ha fatto svolgere alcune esercitazioni tattiche per singole reparti, prima di far disputare una partita nella metà campo. Sempre a riposo Carrozzieri, hanno continuato ad allenarsi indifferenziato Di Amutene, Di Michele, Giacomazzi e Mesbà. Ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo Bertolacci. Questo pomeriggio, rifinitura a porte chiuse, poi diramazione dei convocati e squadra in ritiro. Prima di concludere vi ricordiamo che questo pomeriggio a partire dalle 18.30 in diretta dalle officine Cantelmo sarà visibile in streaming su Lecce News 24 la presentazione ufficiale come candidata alle primarie di centrosinistra di Loredana Capone. Noi quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani con TG News 24. Arrivederci.